venerdì, questa settimana un po' piovosa per fortuna, però poi va migliorando. Siamo felici di essere qui con la professoressa Filomena Panaro, che è la coordinatrice didattica, si diceva la preside per capirci, Lo stesso, lo stesso. di una scuola che le persone che ci seguono amano molto e a cui so che siete molto legati, la Cristoforo Colombo. Allora, finalmente siamo riusciti a incanalarci e a trovare uno spazio con la professoressa Panaro e per parlare di scuola. Quindi già vi annuncio che nelle prossime puntate andremo avanti a parlare di scuole italiane a Buenos Aires. Però adesso, insomma, godiamoci questo incontro con la professoressa Panaro, e che adesso le darò del tu anche perché abbiamo più o meno la stessa età. Abbiamo fatto i saluti formali. Benvenuta Milena. Grazie Anna, buongiorno a te, grazie per la proposta. Risco questo grande dubbio sul il coordinatore, coordinatrice didattica o il preside, la funzione è la stessa, cambia il nome, in realtà in fin dei conti il coordinatore didattico e il preside è un professore. Quindi un po' togliere questo, no, questo velo di mistero, è un professore a tutti gli effetti che poi insomma riveste una carica direttiva che è quella di coordinare, soprattutto in una scuola come la nostra, grande, abbiamo 1100 alunni, abbiamo tre livelli, dal livello di infanzia diciamo alla secondaria di secondo grado, quindi il liceo. È quello che qui in Argentina chiamano il rector o la rettora, però siamo professori e professoresse anche noi. Quindi questo chiarirlo dal momento uno. Grazie per l'opportunità. Grazie, no, grazie a te. Beh, allora, vieni da una settimana piena di eventi, insomma. Vogliamo iniziare a raccontare di Sì. sabato scorso. Sabato scorso avete avuto la scuola aperta, no? Sì, sabato 28 abbiamo avuto, diciamo, la giornata aperta della Cristoforo Colombo che si chiama Per voi, in realtà è una tradizione storica della Colombo, esiste quasi dalla fondazione della scuola, ed è quella che in Italia si chiama Open Day o giornata aperta. La scuola apre le porte per far vedere i lavori, degli alunni e delle alunne, vengono i docenti, vengono le famiglie con gli alunni e le alunne e anche le famiglie nuove che vogliono conoscere la scuola e non la conoscono. E la caratteristica del per voi della Colombo rispetto a, diciamo, altre scuole italiane in Italia è che ha una tematica precisa ogni anno, cioè nel primo collegio docenti dell'anno, che per noi è sempre a febbraio, i docenti di tutta la scuola fanno delle proposte e normalmente le proposte coincidono con delle celebrazioni, occasioni. E in base a questo diciamo, si vota e si decide come qualsiasi collegio docenti di qualsiasi scuola italiana. E quest'anno, nel 2023, diciamo, il titolo era Sentieri di Libertà. Perché coincidevano, diciamo, diverse date o occasioni importanti italiane e argentine. Per quanto riguarda l'Italia, sono, diciamo, i 100 anni della nascita di Italo Calvino.
c'erano anche i 50 anni della grammatica della fantasia di Gianni Rodari, i 75 della Costituzione italiana, per quanto riguarda l'Argentina, i 40 anni di ritorno alla democrazia. Quindi chiaramente tutti i docenti, pensando nelle varie date e tematiche, hanno tirato fuori come filo rosso e denominatore comune la libertà. E quindi i sentieri della libertà in quel senso un po' raccolgono tutte le tematiche riguardanti diritti e doveri, libertà come creazione, come responsabilità. La scuola, diciamo, si è vestita di questa creatività, perché poi quello che facciamo nel per voi è mostrare i lavori e le attività degli alunni e delle alunne. Quindi, insomma, io sempre dico, i complimenti vanno fatti alla scuola, ai docenti che accompagnano, ma sono produzioni degli alunni e delle alunne quello che noi facciamo vedere. E quindi, insomma, un po' era quello che si esponeva nel per voi. E insieme a tutti i lavori e tutta la produzione in occasione della settimana della lingua italiana, e anche convergevano, insomma, tutta questa produzione che aveva come filo conduttore quest'anno la sostenibilità, quindi la cura dell'ambiente, come diciamo la cura del pianeta, l'acqua. E tutto questo filone e i tre piani della scuola erano addobbati con i lavori degli alunni, da una parte, dall'altra c'è anche la parte, diciamo, artistico-musicale, perché chiaramente la scuola ha anche attività artistiche e musicali, quindi nell'aula magna hanno cantato la band della scuola. Che sempre ci accompagna in questi momenti, i ragazzi più grandi delle terze, delle quarte liceo, ma quest'anno anche una cantante lirica che ha intonato Va pensiero ed altri brani, in italiano, insomma, che è una chicca di quest'anno, perché abbiamo nella comunità di genitori, no, della Colombo, anche una cantante lirica, e quindi si è offerta ed è stato molto emozionante. Però le immagini o i video parlano meglio, perché uno, insomma, spiega, però è tutto da vedere il per voi, è tutto da vivere. Quest'anno sono 71 anni della scuola, quindi, insomma, ogni anno c'è un per voi diverso, con una tematica diversa, e lasciamo gli alunni e le alunne liberi di esprimersi. Questo è. Senti, Milena, mentre raccontavi della band della scuola e della cantante lirica, tra l'altro poi avevo un po' visto i preparativi del per voi, io mi Sì. appariva l'immagine della mia professoressa di greco che ci richiamava all'ordine e diceva: ma se perdiamo il sabato arriveremo in ritardo con il programma. Allora, Ah, perché c'era, ai miei tempi c'era stato qualche open day, ma era tipo di pomeriggio, e portavano i futuri alunni a vedere i laboratori, che insomma c'era il laboratorio di inglese e di scienze, giusto? Invece adesso arrivo alla domanda un po' più seria. Abbiamo più o meno la stessa età e non mi ritengo vecchia, e ti vedo giovanissima a girare per la scuola, ma è cambiata, no, la scuola adesso rispetto alle nostre professoresse di greco col ditino alzato? sì, anche io avevo una professoressa di greco, perché ho fatto il classico, mi ricordo quella del ginnasio e quella del liceo con moltissimo affetto. E la scuola è cambiata la scuola nel mondo. E sebbene, diciamo, un po' nella discussione nel mondo degli esperti dell'educazione, insomma, non lo dico io, la scuola, essendo un'istituzione secolare, va sempre un po' più indietro, no? Rispetto ai cambiamenti, e corre dietro la società che va
che va sempre più veloce. La scuola è cambiata tanto, è cambiata in Italia ed è cambiata nel mondo. E parlando della Colombo in particolare, è una scuola in cui diciamo, il peso della tradizione è tanto, cioè stiamo parlando di una scuola che quest'anno ha compiuto 71 anni, di una scuola che nasce come la scuola della comunità italiana, quindi diciamo con un obiettivo ben preciso. Che era quello di permettere ai figli degli immigrati di continuare a parlare l'italiano, a diciamo un po' impregnarsi della cultura italiana che i genitori si portavano dietro, ed era una scuola piccola perché era la scuola della comunità. Adesso è una scuola grande, è una scuola in continua trasformazione. Questa è un po' la caratteristica della Cristoforo Colombo che mi ha sorpreso dal primo giorno in cui sono arrivata. Io sono qui da 8 anni, prima ero docente di filosofia, adesso sono coordinatrice didattica, che mantiene una tradizione forte ma aperta all'innovazione. Per fare un esempio concreto, parlando diciamo, dai più piccoli fino ad arrivare ai più grandi, per esempio, dal prossimo anno la Colombo apre una sala 2 anni, e questo è un po' una risposta alle famiglie che sono cambiate, diciamo, e alle esigenze che ci sono. Fino ad oggi, diciamo, il percorso cominciava ai 3 anni, adesso si comincia ai 2, per dare la possibilità di iniziare in questa scuola già da prima, perché poi noi abbiamo, diciamo, un'esposizione graduale e immersiva all'italiano, no? Perché questa esposizione immersiva? Perché giustamente il pubblico di famiglie e di alunni sono cambiate, e il pubblico è cambiato perché questi genitori italiani che prima arrivavano nonni, oggi sono meno, oggi sono italo, sicuramente molti argentini di discendenza, diciamo, italiana, però che parlano e studiano prevalentemente l'italiano a scuola. Siamo noi il primo contatto con l'italiano. E quindi, diciamo, questo ha fatto sì che si rivedessero una serie di questioni in coincidenza con i tempi che viviamo. Per esempio, nella scuola secondaria l'indirizzo tradizionale, quello più antico, diciamo, è il liceo scientifico tradizionale, no? È stato quello che è il primo indirizzo, no, della Cristoforo Colombo, e che quando si parla con gli ex alunni della comunità ricordano. Ecco, noi abbiamo negli ultimi anni aperto due indirizzi nuovi. Nel 2018-2019 il Liceo delle Scienze Umane con opzione economico-sociale, che in Italia è tra gli indirizzi più nuovi. Sicuramente quando tu andavi al liceo come me non esisteva, no? C'era meno offerta formativa. Ecco, noi seguiamo l'evoluzione del percorso formativo com'è in Italia. In Italia ad oggi ci sono all'incirca 20 indirizzi liceali. Ce ne sono tantissimi, ce ne sono tantissimi, e ultimamente si discuteva della creazione di un nuovo liceo in Italia che era quello del Made in Italy. Immaginati, cambiano costantemente. Quindi, diciamo, la Colombo, per non rimanere indietro, ha aperto negli ultimi anni questi indirizzi. Il liceo economico-sociale e l'ultimo nel 2020, il liceo artistico con indirizzo architettura e ambiente, che sono indirizzi che esistono in Italia e che un po' cercano di offrire a tutti gli alunni e le alunne diciamo, un percorso adatto alle loro inclinazioni, al metodo di studio che gli risulta, diciamo,
diciamo, più pratico, più comodo. Gli alunni, diciamo, della scuola secondaria, tutti gli alunni sono cambiati perché cambiano le famiglie, cambia la società e cambiano anche i bambini, le bambine, gli adolescenti e le adolescenti, quindi in qualche modo la scuola deve accompagnare questo cambiamento. Perché soprattutto in una scuola come la nostra, che è una scuola impegnativa in cui ci sono tre lingue, no? Gli studenti alla Colombo hanno come prima lingua l'italiano, come seconda il castigliano e come terza l'inglese, perché la nostra scuola, diciamo, a parte il diploma italiano, fanno gli esami di certificazione internazionali in inglese e quindi insomma queste 8 ore che gli alunni passano qui crescono qui. Immaginati un percorso dai 3, dall'anno prossimo dai 2 ai 17 anni qui a scuola tutto il giorno. Beh, dobbiamo un po' uscire dall'idea di alunni in aula con un professore o un docente che è dalla cattedra con questa visione un po' medievale, no? Che magari alcuni conservano, che è stata la scuola che noi abbiamo fatto, ma che oggi non c'è più nemmeno in Italia, no? Si parla sempre di più di laboratori, di uscire dall'aula, di fare esperienze didattiche al di fuori dalla scuola, di imparare facendo. Noi, insomma, diamo questo tipo facciamo del nostro meglio per permettere agli alunni di avere questo tipo di esperienza, perché la scuola deve essere un luogo del benessere, dei bambini e degli alunni in generale. Che meraviglia sentire queste. Ma mi faceva sorridere quando dicevi abbiamo fatto una scuola medievale, perché ogni tanto lo pensavo quando. La scuola medievale non perché questo sia un aspetto negativo, è come nasce la scuola. La cattedra nasce nel Medioevo, quindi diciamo si ripete, e quello dicevo è un'istituzione secolare perché la scuola, come ogni istituzione, diciamo, i cambiamenti nelle istituzioni sono più lenti. Perché si muovono tante persone, no? In questo caso parliamo di processi formativi di alunni che hanno diciamo delle età diverse, quindi sono processi che hanno bisogno di tempo e di riflessioni approfondite e complesse. Non solo devono cambiare gli alunni, devono cambiare anche i docenti, no? E i docenti si sono formati in un momento in cui il mondo era diverso. Quindi, diciamo, la trasformazione coinvolge tanti, tanti attori, tanti protagonisti, però il fine ultimo è che gli alunni e le alunne stiano bene a scuola, quindi diciamo ci muoviamo tutti quanti con questo orizzonte, però pensiamo che la maggior parte degli adulti che vivono la scuola, i genitori, i professori, i maestri, le maestre, le psicologhe, la coordinatrice didattica, hanno fatto una scuola che era medievale nella sua organizzazione. Sempre diciamo rispettando, no, il senso della parola medievale, e che era inserita in un mondo che era un mondo diverso, non era un mondo globale o globalizzato come quello che vivono i nostri alunni. Quando noi andavamo a scuola erano i primi passi del mondo di internet. Quando andavamo a scuola il cellulare cominciava a diffondersi, però non avevamo tutti il cellulare, la tecnologia era diversa. Quindi queste sono domande, diciamo, sono riflessioni che entrano a gamba tesa nel mondo dell'educazione, perché non si può far finta che non ci sia, no? Questo mondo fuori. È per questo che la scuola cambia, e per la Colombo, diciamo, il modo privilegiato, la porta privilegiata per mantenere gli alunni in contatto con la lingua, con la cultura, con il sapere, l'arte, la scienza, il diritto e l'economia politica. Per questo abbiamo un'offerta formativa così vasta, perché pensiamo che mantenere la motivazione, sia, diciamo, la formula speciale
per far stare gli alunni bene a scuola. Racconto una cosa personale per poi fare una domanda. Nei miei incubi, letteralmente, ancora adesso, quando sono agitata per qualcosa, io mi sogno, credo che mi capirà chi ha fatto la maturità ai tempi nostri, e nei miei incubi, quando sono agitata, mi sogno che devo ancora fare l'esame di maturità, che è l'esame finale della scuola, della scuola superiore, lo raccontiamo per chi ci segue, devo ancora farlo. E che insomma non sono tanto preparata in greco. Io studiavo, ma adesso sono tanti anni che non lo studio, e che ho dimenticato il greco perché parlo meglio inglese in questo momento, potrei tradurre meglio dall'inglese che dal greco, e lo sogno con sensi di colpa tremendi, cioè è un sogno che implica grandi sensi di colpa. Io a 15 È un anni, 16, incubo. è un incubo letteralmente. Perché a 15 anni, 16 anni, studiavo inglese di nascosto perché sapevo che avrei dovuto studiare greco, perché era quello che mi si chiedeva, e l'inglese lo studiavo di nascosto. Allora, e adesso da grande, quando la rianalizzo, perché credetemi, la devo rianalizzare sta cosa, penso avrò fatto bene ad avere così tanta pazienza e ad accettare quello che mi era imposto di fatto, anche se era ovvio che non aveva più senso. Arrivo alla domanda, diciamo che è una domanda che potrebbe, su cui tu sicuramente potresti parlare un anno intero di fila. I ragazzi di adesso hanno tanta pazienza per le imposizioni, o diciamo, sono o no, e per fortuna? Non so se è una domanda che ha senso, ma. Ah, è una domanda che ha senso e che è un po', diciamo, è una delle domande a cui la scuola oggi deve rispondere. Non c'è dubbio, diciamo, da un punto di vista formativo, la domanda non è se ha senso o no, studiare greco-latino, per esempio, perché di aver senso ce l'ha e ha delle, diciamo, potremmo dare diverse, no, spiegazioni. La questione è vedere il come, perché i ragazzi sono cambiati, gli alunni in generale di qualsiasi età, e l'imposizione in sé, non funziona perché, il modello di adulto in generale è cambiato. Quindi, però non parlo della mia scuola, parlo del mondo, no? L'adulto oggi a livello educativo utilizza altri metodi e per una questione, diciamo, lavorativa, i genitori passano meno tempo con i figli, le figlie, quindi molto è delegato alla scuola, che si può imporre, però può imporre con certi limiti, perché insomma non si tratta dei genitori, si tratta però di adulti. Diciamo che la scuola di oggi, che è una scuola che necessariamente deve avere l'alunno o l'alunna al centro, cioè il processo di apprendimento deve essere pensato avendo come punto fondamentale che l'alunno è protagonista del processo di apprendimento. Quello che succedeva nella scuola di un tempo è che, diciamo, l'alunno poteva o no avere un interesse per la materia, magari suscitato dal professore o dalla professoressa, che era particolare, che era interessante, che era curioso, però era un alunno che era esposto ad un ritmo di vita e quindi anche di apprendimento più lento, per il quale non era necessariamente l'imposizione, sebbene ci fosse l'imposizione, no, tra i metodi educativi e anche della scuola, era un alunno più paziente. Perché? Perché le tecnologie, l'esposizione alle tecnologie e le tecnologie erano diverse, no? E, come dire, quanto tempo si passava davanti alla TV o al computer?
sicuramente meno di quello che oggi si passa con il cellulare in mano o con i videogiochi. E questo, non lo dico io, insomma, ci sono milioni di pubblicazioni internazionali, ha una ripercussione immediata sui tempi di attenzione perché ce l'ha con gli adulti e quindi necessariamente ce l'ha con i più piccoli e con gli adolescenti. Quindi, diciamo, l'imposizione oggi non è un granché utile perché c'è un soggetto che da una parte non è più abituato a questa imposizione, ma non è più abituato a casa, non a scuola, e sappiamo bene dalla tradizione italiana che, diciamo, la scuola italiana si basa su un patto educativo tra scuola e famiglia. Quindi, se la scuola rimarca e la famiglia rimarca, no? Ripete un messaggio che però è condiviso. Quindi non avrebbe senso a scuola utilizzare l'imposizione o un metodo autoritario se nelle famiglie oggi questo metodo non c'è più, no? Perché sta cambiando il dialogo, la figura dell'adulto. Perché è giusto che sia così, si parla, no? Dei diritti, no? Dei bambini, delle bambine, sono soggetto di diritto i bambini, le bambine e gli adolescenti, quindi è un altro il mondo. Per quello la scuola deve, come dire, cercare di avvicinarsi all'alunno comprendendo quali sono gli strumenti oggi che l'alunno ha e che cosa risveglia l'attenzione degli alunni, in questo la musica, l'arte, le lingue, il movimento sono sicuramente, diciamo, una chiave d'accesso. Sì, va, diciamo, va detto in modo esplicito, il grande nemico della scuola è il cellulare, nel senso che, diciamo, per indirizzare gli alunni all'importanza dello studio, della lettura, il cellulare non in sé, le reti più che altro, che hanno un predominio assoluto dell'immagine, è un testo striminzito, non aiutano perché chiaramente noi promuoviamo la lettura, la riscoperta dei testi antichi. Pertanto, come dire, è una lotta non perché la scuola si mette, diciamo, in competizione, è una lotta perché gli adolescenti e a volte anche i bambini che hanno questo strumento in mano sin da piccoli sono abituati a questo tipo di messaggi, no? All'immagine, al poco testo, quindi quando noi li riportiamo alla grammatica, ai libri, alla matematica, no, tutto quello che serve per garantirgli, diciamo, il migliore dei percorsi formativi è quello che tu dicevi, l'esame di maturità. La nostra scuola, come qualsiasi scuola italiana paritaria, conclude il ciclo con l'esame di maturità, quindi chiaramente li dobbiamo, mettere in grado di affrontare questo esame. E pertanto il percorso non è un percorso facile, soprattutto il percorso degli alunni e delle alunne della Colombo. Però tutta questa discussione è dentro, non è fuori la scuola. Quindi quello che stiamo, diciamo, facendo con i nostri docenti, a parte le continue formazioni, è proprio lavorare su questo, cioè lavorare essendo coscienti a scuola di avere alunni nuovi e famiglie nuove. Sì. Meraviglioso, meraviglioso, bellissimo ascoltare, almeno per me che sono, dopo che ho finito la mia scuola, non ho più avuto nulla a che vedere con le scuole, quindi in realtà non lo speravo, ma non lo sapevo che ci fossero state tutte queste evoluzioni. È bellissimo ascoltarlo e ancora di più, devo dirlo, ascoltarlo da una persona giovane. È piena di energia, insomma, se devo pensare al mio immaginario, già che siamo con gli Grazie. immaginari, se devo pensare alla mia immagine, al mio preside, era un po' diverso. Sì, anche la mia era diversa, effettivamente, sì. Sicuramente poi all'inizio tu hai voluto sottolineare quando abbiamo parlato della professoressa di greco che la ricordi con affetto, adesso anch'io li ricordo con affetto i miei Grande professori. affetto.
Sì, questo è a prescindere. Tutto quello che abbiamo detto non è assolutamente o non necessariamente contro com'era la sua, era quello che era in quel momento lì, però grazie al cielo allora sento che c'è stata un'evoluzione. Senti, no, ringrazio tantissimo, io andrei avanti a chiacchierare un sacco perché è un grande piacere. Magari ti invitiamo un'altra volta per qualche altra iniziativa. So che siete sempre molto, molto attivi, tra Sì, l'altro. quando volete, adesso l'anno scolastico, insomma, volge al termine perché giustamente gli alunni hanno gli esami della terza media, della quarta liceo, l'esame di maturità che da noi si fa in quarta liceo, quindi insomma a fine novembre concludiamo l'anno, però qui ci sono sempre eventi, l'ultimo è stato ieri, abbiamo accolto le università italiane con un'ita alla presenza del dirigente scolastico e dei referenti di 11 università, tra cui quella di Milano, quella di Bologna, di Padova, la Bocconi, la LUISS. Quindi attività, la Colombo ha un calendario fitto di impegni. Siete insomma i benvenuti, quando volete le porte sono aperte. Allora, buon lavoro, buona ultima parte dell'anno che sarà pienissima, esami, scrutini, Sì. iscritti, poi suppongo che inizieranno poi tutti i lavori per la programmazione dell'anno nuovo, quindi Sì, sono la tutti. scuola non si ferma mai, la scuola non si ferma mai. È così. Per fortuna. Milena, grazie infinite, grazie per essere stata con noi. Grazie ai nostri ascoltatori per essere stati con noi, con questo momento, per chi la ricorda, per chi l'ha vissuta, con questo momento Cristoforo Colombo, e per chi invece non la conosce, speriamo di avervela raccontata. Mettiamo i link alla pagina, però insomma la trovate, questa la trovate facilmente. Buona settimana, buon fine settimana a tutti. Arrivederci.